Ciao a tutti, io sono Andrea e bentornati a Sgananzium. Oggi vedremo insieme un gioco che ha parecchi anni sulle spalle, diciamo che è diventato maggiorenne fin dalla sua uscita nel lontano 2001. È un gioco che è uscito recentemente in una nuova edizione, più che altro una nuova veste grafica che ha incontrato assolutamente i miei gusti. È un gioco di Alex Randolph, un autore mai abbastanza rimpianto, davvero i suoi giochi man mano che li sto scoprendo uno a uno, perché diciamo che li sto recuperando un po' alla volta, mi stupiscono ogni volta per l'unione tra una semplicità di regolamento e un twist davvero geniale che trovo in ogni suo gioco. Ma andiamo a vedere subito di che gioco si tratta. E vi sto parlando di Big Shot, un gioco da 2 a 4 giocatori della durata di circa 30 minuti. La città sta vivendo un boom edilizio che stimola gli interessi speculativi dei giocatori che dovranno, tramite una meccanica d'asta, accaparrarsi lotti più redditizi, evitando al contempo di indebitarsi troppo. La plancia al centro del tavolo rappresenta i 13 lotti della città che dovranno spartirsi i giocatori, mentre intorno troviamo le 18 piazze d'asta sulle quali vanno posizionati casualmente i cubetti nei 4 colori dei giocatori, 4 per piazza d'asta. La pedina broker immobiliare viene posizionata in una piazza d'asta qualsiasi, mentre ogni giocatore riceve una tessera contrassegno nel proprio colore, 10 milioni in monete e la partita comincia. Il primo giocatore di turno tira il dado e sposta il broker in senso orario di tante piazze, saltando le eventuali piazze vuote, quanto indica il dado. Questa piazza diventa quindi oggetto d'asta. A partire dal giocatore alla sinistra del primo giocatore, ognuno in senso orario fa un'offerta in monete più alta di quella del giocatore precedente, oppure passa. Se però decide di passare, il giocatore non può più partecipare a questa asta e chi se l'aggiudica spende i soldi offerti pagandoli alla banca, prende i cubetti e decide come disporli a suo piacimento sui lotti. Nel momento in cui un lotto ha 7 cubetti, si determina immediatamente il proprietario, cioè chi ha più cubetti su quel lotto. In caso di parità tra due o più proprietari, i loro cubetti vengono ignorati dal conteggio. Si posiziona quindi la tessera solo sul lotto con sopra il cubetto del proprietario, che verrà conteggiata alla fine. In qualsiasi momento però un giocatore può chiedere un prestito alla banca una volta per turno. La prima volta riceve 9 milioni, la seconda 8, la terza 7 e così via, ma il debito con la banca sarà sempre di 10 milioni. Importante ricordare che i lotti con il simbolo 2x non hanno un proprio valore, ma raddoppiano il valore di quelli adiacenti dello stesso proprietario. Alla fine del 18° turno si conteggiano i lotti che non hanno 7 cubetti in modo simile a quanto visto prima e si procede al calcolo finale. Ogni giocatore guadagna i milioni indicati dai lotti di sua proprietà e li aggiunge a quelli già in suo possesso, ripaga alla banca i debiti e chi, tra i giocatori con almeno 2 lotti a più monete, è il vincitore. Big Shot è l'ennesimo titolo di Alex Randolph che ho amato fin dalla lettura del regolamento. Semplice, immediato da intavolare e con la regola giusta al posto giusto. È infatti una delle caratteristiche tipiche di questo autore quella di affiancare delle regole semplici e lineari un twist, un qualcosa in più che cambia le carte in tavola e aggiunge livelli di profondità inaspettati. Infatti, nel calcolo delle maggioranze, i casi di parità si annullano a vicenda, rendendo teso ogni round, portando i giocatori a valutare asta per asta quanto esporsi in base ai pezzi in gioco, quelli da posizionare, le aste future e i soldi rimanenti. Infatti è possibile rilanciare solamente avendo a disposizione capitale, quindi alle volte sarà proprio necessario indebitarsi anche solo per avere liquidità o obbligare gli altri a rilanciare. La fortuna, ad esclusione del dado, è praticamente in tutto il resto del gioco assente. Viene spontaneo pensare che i giocatori tenderanno a fare proprie le aste che contengono appunto i propri pezzi. Ma in realtà, con il procedere delle partite, scoprirete come sia più interessante e più stimolante andare a fare proprie le aste che contengono anche i pezzi avversari, se non addirittura solamente pezzi avversari. Spesso piazzare i pezzi avversari nei posti giusti al momento giusto porta a degli stravolgimenti di campo totalmente inaspettati e che hanno il gusto e il sapore di vere e proprie pugnalate alle spalle. Inutile dire quindi che è un gioco che mi sento fortemente di sconsigliare a chi non sopporta l'interazione diretta, soprattutto se avete amici permalosi al tavolo. Il gioco inoltre fornisce alcune interessanti varianti che, pur non stravolgendo in maniera radicale le meccaniche, aggiungono ulteriori livelli di complessità. Infatti, nonostante la linearità e semplicità già accennate, il titolo porta i giocatori ad affrontarsi con il coltello tra i denti, con un'interazione diretta cattiva, spietata e con possibilità strategiche e di bluff, come se ne vedono poche in giro. Un plauso poi a questa riedizione soprattutto per la scelta grafica, per la scelta cromatica dai toni quasi pastello, con degli accostamenti cromatici davvero ben riusciti.
unico neo in questa bellissima produzione che riesco a trovare è forse il fatto che le monete sono di plastica e vi vanno applicati degli adesivi. E io a questo punto avrei preferito piuttosto le classiche monete in cartone su fustella. Inoltre, trovo che il tema faccia fatica ad emergere, risultando praticamente un vero e proprio astratto, anche se devo dire che per me non è affatto un problema, essendo un amante degli astratti. E questo era Big Shot. Se come al solito volete innescare la solita discussione costruttiva, beh, ci sono apposta i commenti qua sotto al video per dirmi la vostra, se l'avete provato, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, se avete magari dei dubbi di regolamento. Io in ogni caso vi ringrazio per avermi seguito ancora una volta. Vi ricordo che è sempre attivo il sito www.sgranzo.it e che sotto questo video come al solito trovate tutti i link a Facebook, Twitter, Instagram, i social, le pagine, i siti degli amici che insomma reputo interessanti. Che altro dire, vi ringrazio nuovamente e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!